Le condizioni della discarica di Villa Carmine di Montesilvano minacciano le falde acquifere, il mare e il fiume Saline ad essa adiacente e andrebbero intraprese misure urgenti per la messa in sicurezza. A lanciare l'allarme, sulla base anche di una relazione redatta a luglio dall'ARTA, è il consigliere regionale Antonio Blasioli, affiancato dai consiglieri comunali del PD di Montesilvano. Blasioli stigmatizza il comportamento del presidente della regione Marco Marsilio, che ha bloccato i fondi masterplan dedicati alla bonifica del sito. 10 milioni di euro che andrebbero non solo ripristinati, sottolinea Blasioli, ma anche aumentati, poiché le tre opzioni possibili prevedono costi di entità superiori a quella cifra. Parliamo della discarica di Villa Carmine, parliamo di circa 16.000 metri quadri di discarica, tra i 250.000 e i 300.000 metri cubi di rifiuti a bordo del fiume Saline. 10 milioni di euro stanziati con i fondi Masterplan, con la delibera di luglio, la giunta regionale ha sospeso questi fondi. Ora, al di là del termine sospeso, temporaneo, che utilizza il presidente Marsilio, il vero problema è che tra i tanti progetti che sono stati sospesi c'è proprio Villa Carmine, dove purtroppo il percolato, il biogas e altri inquinanti continuano a minacciare la falda, il suolo, il fiume e il mare. L'ARTA, in una riunione del 22 di luglio, ha avuto modo di precisare queste cose, quindi non siamo noi che lo diciamo, ma soprattutto ha richiesto immediate misure di messa in sicurezza di emergenza che andrebbero adottate entro 48 ore, tra cui il barrieramento idraulico, solo che questi fondi sono stati sospesi, mentre per la prima volta vengono definiti i tre modelli di bonifica. 30 milioni per la delocalizzazione, 22 milioni per un'altra procedura che prevede l'operatività in loco di questi rifiuti e poi con l'incapsulamento che costerebbe circa 12 milioni di euro. Sono tutte somme di molto superiore ai 10 milioni che tra l'altro sono stati sospesi. Noi vorremmo che la città di Montesilvano, il comune, ma soprattutto i cittadini e le associazioni fossero informate di quanto sta avvenendo, che non venissero prese decisioni a ribasso, ma decisioni che fanno e renderanno possibile il riutilizzo di quella vasta area di 11.000 metri quadri che è proprio del comune di Montesilvano. E quindi chiediamo naturalmente al Presidente della Regione Abruzzo non solo di ripristinare quei fondi, ma di aumentarli per permettere la delocalizzazione definitiva.